Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi apriremo insieme a voi la box delle LOL Surprise. Chic, finalmente è arrivata anche a noi. Guardate, c'è anche mia mamma in copertina. E c'è anche la mamma di Melanie. E c'è anche Valentina, la nostra nuova amica. Non sappiamo ancora cosa aspettarci da questa box, ma sicuramente saranno cose fantastiche. Camera Girl, ci aiuti ad aprirla? Ma certo ragazze, ciao Glitters! Allora, come vi ha spiegato la nostra Glitter, abbiamo finalmente ricevuto la box delle LOL Surprise. È una box che si dovrebbe ricevere ogni tot di mesi e dentro ci sono sorprese solo a tema LOL Surprise. Quindi apriamo subito! Allora, abbiamo un LOL Pets che non vedo l'ora di aprire perché effettivamente di cuccioli ne apriamo pochissimi. Questo è della terza serie. Poi abbiamo una borsa. Oh, ma è No, vabbè, epico! Il tessuto di questa borsa è fichissimo! Sì, infatti. Cioè, guardate qui. Wow, mi viene da dire che lo useremo anche come sfondo per una festa, o comunque per fare l'acqua, non lo so. Ma wow, è bellissimo. Qui abbiamo Diva. Glitters, ma fatemi sapere se Diva è la vostra LOL preferita, perché io la vedo veramente ovunque, quasi il simbolo delle LOL, Diva. Cioè, non lo so, la mettono dappertutto e a mio parere non è una delle LOL più belle, però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Allora, la borsa è fatta così, è molto grande, molto comoda, così e dentro non ha tasche, quindi è semplicemente questo tessuto qui, però la trovo super super versatile. Forse un po' troppo 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 grande, ma magari potresti usarla anche per qualche giorno di scuola, mettendoci libri, quaderni, la merenda, insomma. Veramente bella, cioè, ma guardate l'effetto, è stupendo. Poi vediamo cos'altro peschiamo. Allora, qui c'è una busta, c'è scritto XSS. Forse si doveva scegliere la taglia e non ho sicuramente scelto quella giusta, ma va bene. Tanto comunque sono cose che non potrebbero mai calzarmi bene. Allora, vediamo. Dai, ma che carina! Questa è una t-shirt delle LOL Surprise, è originale LOL Surprise, come potete vedere. La qualità è ottima, è molto morbida e guardate che bei colori che ha. È a giro maniche, quindi molto molto carina. Anche se, vabbè, adesso sta arrivando l'autunno, quindi meh. Vediamo cosa c'è in quest'altra busta. Allora. Oh, no, vabbè! No, vabbè! Adoro, guardate, c'è Melanie, anche Didi e anche James non lo si vede da un po' a New Doll City. Chissà che fine ha fatto. No, dai, bellissimo. No, questo lo utilizzerò sicuramente perché mi piace da morire. Ma in realtà io utilizzerò anche la borsa perché è troppo bella. Allora, guardate, c'è la cernierina con il ciondolino LOL Surprise. La qualità è meravigliosa, ottima. Apriamo e ok, il borsellino è uscito anche il laccettino per insomma metterlo qui e magari non so, portarlo così al polso. Wow, bello! Questa è una LOL che ho sempre desiderato e non ho mai trovato. Uffa, non è giusto! Io non ci sono mai! Candy, tu sei sulle nostre magliette? Ah, sì, giusto. In effetti è più bello, perché ho il mio vestitino bellissimo. Andiamo avanti, vediamo qui cosa c'è. No, adoro! Oh, ma c'è Melanie! Adoro il fatto che ci sia Melanie sulle confezioni. Candy, va a chiamare Melanie. Oh, sì, subito! Oh, wow! Ma è stupenda! Che bella, mi piace tutto il colore, il disegno, il colore della cannuccia. È fatta proprio bene anche questa stra originale. Ottimo. Wow, non ci posso credere, ma sono proprio io! Sì, hai visto Melanie? E hanno messo anche Minou, che carini! Sì, mi piace tantissimo, rispecchia appieno il mio stile. Ok, penultima sorpresa, ce ne sono un bel po'. Allora, già vedo dei glitter, quindi già ci piace tantissimo. Oh, wow!
Wow, questo noi l'abbiamo. Vi ricordate l'unboxing di questo? È stato divertentissimo. Wow, che carino, è un'agenda. Cioè, no, non è un'agenda perché non ci sono i giorni, né i mesi, né niente. È, diciamo, un block note dove scrivere i nostri pensieri. Wow, carina! Ma no, ma è fatta benissimo. La qualità di questi prodotti mi piace da morire. Quei glitter argento sono fenomenali! E se lo dice Glitter. E ora vediamo cosa c'è nell'ultima sorpresa. Forse un braccialetto, un bijou. Perché... Oh! No, è un portachiavi con la nostra Pink Baby. Noi l'abbiamo chiamata Pink Baby. Che carino. C'è scritto LOL, ok? Questo lo userò io, lo metterò sulle mie chiavi. Oppure potete metterlo sulle borsette, attaccata allo zaino per la scuola. Sì, devo dire molto, molto soddisfatta. Mi è piaciuto tutto e ora procediamo con l'unboxing del LOL Pets Serie 3. Ora che ci penso, è un po' di tempo che non facciamo un unboxing LOL. Dobbiamo assolutamente farlo. Voi che dite, Glitters? Wow! Non ci posso credere. Allora, vediamo un po' l'indizio. Dress up, ok. Andiamo avanti. No, vabbè, cosa sta succedendo? Allora, la bolla è gialla, quindi non penso sia raro, ultra raro, bla bla bla. Questi sono i soliti adesivi che non servono a niente. Andiamo avanti. Ovviamente questa doveva scattarla malissimo. Oh, comunque il colore è fantastico. Sembra un giallo crema. Crema di gelato. Sì, esatto, Candy. Ok, allora vediamo la checklist perché non mi ricordo benissimo questi cuccioli. Oh, che carino. Va bene, allora. Dunque. Allora, questi sicuramente no, perché la ball non ha un colore particolare. Comunque, oh, ma quanto è bellina, non l'avremmo mai, nemmeno lei. Allora, questo è il club degli opposti, mi piacerebbe tantissimo il bassottino, ma non uscirà. Poi, anche questo, che mi piacciono tutti gli ultra rari, perfetto. Oh, questo potrebbe essere il cane della zia di Melanie. Anche questo è carino. Ecco, vedete, è un ultra raro. Perché punto agli ultra rari? Allora, questo anche mi piace tantissimo. È popular, questo mi piace. E anche questo, baby dog. Poi, vediamo. Oh, anche questo carinissimo. Vabbè, questo è la mia vita, il mio amore. Non lo troverò mai. Questo sarebbe spettacolare da trovare. Penso sia quello di Daisy. Non lo so, no, penso di sì, penso sia quello di Daisy. Anche questo ce l'abbiamo. Questo no, questo pure sarebbe carinissimo da trovare. Ah no, è ultra raro, quindi no. Anche questo. Ok, vabbè, diciamo che puntiamo a questo Midnight Pop. O Pop, non lo so. Abbiamo puntato il nostro preferito. Iniziamo dalla Sabiolina. Anche se Dress Up non penso sia quello. Però, vabbè, vediamo. Tanto non ne abbiamo aperti tantissimi di pezzi, quindi non penso possa uscire un doppione. Allora, la sabbiolina è verde acqua. Adesso cerchiamo un attimo la palettina. Penso sia questa. Vediamo, dalla palettina già si capisce qualcosa del cucciolo. Allora, eccolo qui. Ok, potrebbe essere un coniglietto, speriamo non quello che ci è già uscito, perché sarebbe il colmo. A noi uscì il coniglietto di Alice. Allora, scaviamo, vediamo un po'. Ok, no, perché vedo delle... Oh, ma che belle scarpine! Piaceranno sicuramente a qualcuno di nostra conoscenza. No, vabbè, super epiche, mi piacciono tantissimo. Glitter, non pensate che siano perfette per il mio outfit? Eh sì, Glitter, sì, in effetti sono perfette. Guardate, sono anche perlate. Magari poi queste azzurre le daremo a Marin. Penso comunque di aver capito il cucciolo e... Wow, spero proprio sia quello. Penso sia quello di Bon Bon. Vediamo.
Allora, vediamo qui cosa c'è. Cosa c'è? Non c'è niente. Ok. Era caduto. Allora, è uscito il suo collarino e questi occhiali bianchi. Questi invece stanno bene col mio outfit. Già, Melanie. Andiamo avanti, qui dovrebbe esserci il suo biberon. Ed eccolo qui, che carino. Questo invece ha i colori preferiti di Glitter. Sì, infatti è fantastico. Perfetto, questo povero cucciolo non avrà più niente praticamente. Allora, adesso apriamo il nostro cucciolo. Evviva, non vedo l'ora. Allora, pronti? Mamma mia, Glitter, sono mai dolcino, dolcino. Guarda, cucciolo, cucciolo, pallina. Quando le cose sono carine, faccio questa vocina stupida, ma mi dispiace. Oh, e le orecchie sono morbidine. Adoro. Ma è una cosa che noto solo io o c'è un orecchio di un colore diverso? No, ok, c'è un orecchio di un colore diverso. Allora, mettiamole il collarino. Dico mettiamole perché penso sia femmina. E dovremmo trovarle un nome. Poi ridatemi un attimo i suoi accessori. Poi, insomma, vi mettete d'accordo con lei. Eccola qui, Glitters. Come vedete, ho messo le scarpine tutte alternate. Mi piacciono tantissimo così. E con gli occhiali è ancora più dolce e carinissima. Sono proprio contenta che sia uscito questo cucciolo. Ehi, senti. Ho una scorta a casa mia di carotine. Sono biologiche. Chilometro zero. Eh? Che dici? Me ne dai le scarpine per le carotine? Ha detto sì. Bene, Glitters, il nostro unboxing finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto e aspettiamo nei commenti i suggerimenti sul nome del nostro nuovo bellissimo coniglietto, Amorino. Per quanto riguarda questa box LOL, sono super soddisfatta, quindi ve la straconsiglio. Tutti i prodotti sono originali, sono fatti benissimo e soprattutto sono cose utili che possiamo usare tutti i giorni. Fateci sapere voi cosa ne pensate delle cose che sono uscite, se avete già ordinato questa box LOL. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!